Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Raga, finalmente sono tornata con un video trasformazione. Forse chi mi segue da poco nemmeno sa che io facevo questi video, per farvi capire da quanto io non ne porti uno, e quindi vi spiego brevemente di cosa si tratta. Praticamente questi video transformation sono dei video dove io cerco di trasformarmi in uno stile generalmente, quindi ho fatto la e-girl, la soft girl, la visco girl, la gothic girl e non mi ricordo cos'altro, forse solo questi. Ma il bello della sfida è che devo riuscire a fare queste trasformazioni utilizzando solo cose che io ho effettivamente già in casa, quindi non vale andare a comprare qualcosa apposta per queste trasformazioni. Perché il bello della sfida è proprio questo: riuscire ad arrangiarsi con quello che è in casa. Oggi, raga, come avrete letto dal titolo, voglio provare a trasformarmi in una ragazza normale, in una normie girl, basic girl, insomma, non so come vogliate definirla. Comunque, per intenderci, una ragazza che abbia uno stile totalmente opposto al mio. Ovviamente la parola normale, raga, è sempre molto difficile da interpretare perché vuol dire mille cose. Cioè, per me normale è come mi vesto io, come mi trucco io, come sono io. Però in questo caso cerchiamo di capirci, ecco, venitemi incontro e prendiamo la parola normale e le diamo proprio questa definizione di una ragazza super semplice, acqua e sapone, niente capelli tinti, vestiti abbastanza semplici, insomma, spero che ci siamo capiti. Quindi sì, oggi mi trasformerò in una basic girl, in una normie girl e iniziamo subito. La prima cosa che, ahimè, c'è da fare è togliermi tutto questo make-up, perché una basic girl, una normie girl, sicuramente non ha questi 8 kg di eyeliner, di blush e quant'altro, quindi sì, sarà un momento molto difficile per me, ma bisogna farlo, quindi vado ragazzi. E voilà! Non mi sento per niente a disagio truccata così, figuriamoci, è proprio il mio make-up di ogni giorno questo, oddio raga, vi giuro, terribile. So che alcuni di voi mi preferiscono un po' più acqua e sapone, ma io assolutamente no, raga, cioè non è la mia cosa, ma non importa. Dobbiamo portare a termine questo video e lo porteremo a termine. Vi faccio vedere cosa ho utilizzato per realizzare questo make-up super complicato, no? Allora, ho messo semplicemente un po' di correttore sulle occhiaie, in particolare ho utilizzato questo, che è il correttore che uso solitamente io, l'ho usato in quantità minime, anche perché è molto chiaro. Questo è il C3, non so se si vedrà mai nella vita. Comunque l'ho usato proprio pochino, giusto qui e basta. Sono stata molto parsimoniosa nell'utilizzo di questo correttore. Poi ho usato ovviamente una cipria per fissare il mio correttore. Ho utilizzato questa qua di Revolution. Quasi tutto quello che ho utilizzato oggi è di Revolution, ma dettagli. E niente, semplicemente una cipria per fissare il correttore. Nulla di che. Poi ho utilizzato un pochino di blush e raga, qui è stato veramente difficile non abusarne, perché sapete che io metto un quintale di blush. Cioè, poi sul naso, io oggi sul naso non ho potuto metterlo, sto male. Comunque, come blush ho utilizzato questo qui, sempre appunto di Revolution. E secondo voi sono stata brava? Cioè non ho esagerato, perché io ormai non so regolarmi e non so quale sia effettivamente una quantità normale di blush. Io spero di essere stata insomma abbastanza brava e tranquilla. Poi un pochino di mascara, ho usato questo di Astra, che tra l'altro è super buono. Spero di non aver esagerato soprattutto sulle ciglia sotto, però io ce le ho abbastanza lunghe, quindi basta che io metta un pochino di mascara e woo! Mentre sopra sì, l'ho messo, ma poi come vedete ho messo anche delle ciglia finte. E qui rido, perché raga, io in casa non ho ciglia finte naturali, semplici, non extra, cioè, quindi è stato veramente difficile. Poi ho avuto un flash, ho detto aspetta, 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 e sono andata a recuperare queste, che non sono delle ciglia che ho comprato io, ovviamente, perché queste ciglia non le comprerei mai nella vita, nemmeno sotto tortura. Sono delle ciglia abbastanza oscene, anche di una qualità scarsissima, che mi sono state omaggiate, penso, o con qualche parrucca o con qualche lente a contatto, ora non ricordo. Comunque sono veramente terribili, e viste così potrebbero sembrare anche belle folte eccetera, ma quando le mettete in realtà notate che l'effetto comunque è di una ciglia abbastanza naturale, o comunque io più di così non potevo fare. Quindi questo è il massimo di ciglia normali che avevo in casa. Che dite? Dai, secondo me va bene, non sono esagerate. Se poi pensate a quelle che utilizzo normalmente io, queste, cioè in confronto proprio non sono nulla. Poi ho utilizzato questa matita per sopracciglia, sempre di Revolution, per farmi appunto le sopracciglia. Quindi non le ho fatte belle, definite, nere come me le faccio solitamente, ma sono andata su un castano tranquillo che non pretende niente, ecco, e direi che va bene così. Ultima cosa, ho messo semplicemente un po' di burro cacao sulle labbra, perché direi che rossetti o cose assolutamente no, dobbiamo rimanere acqua e sapone, quindi burro cacao. Quindi questo era tutto per il nostro make up, è stato molto veloce realizzare questo make up e non vedo l'ora di finire questo video per levarmelo e tornare al mio make up di sempre. Quindi make up fatto, dobbiamo pensare all'outfit. Anche qui rido, perché è veramente difficile, veramente è stato molto difficile. Infatti ho poche proposte, cioè più che altro per le magliette e basta, perché appunto come sapete io mi vesto principalmente con magliette o felpe super oversize,
che possono essere magliette o felpe di band o con delle grafiche magari un po' nerd come in questo caso, e quelle assolutamente non vanno bene. Quindi ho detto, ok, quando penso a una ragazza normie, basic, comunque normale, nella mia testa che outfit ha? E ho pensato allora o delle magliette comunque abbastanza tinta unita, semplici, o al massimo con dei ricamini, delle frasettine, dei disegnini, ma comunque molto molto semplici, nulla di troppo vistoso extra. Oppure non so, delle felpe tipo di marchi come Adidas, Nike, che io assolutamente non ho perché non sono brand insomma che mi piacciono, che acquisto. Ho solo una felpa di Adidas, ma è tipo verde fluo, quindi direi che non va bene per il video di oggi. Tra tutti i 200.000 capi d'abbigliamento che ho trovato soltanto queste cose che potrebbero andare bene. Di qui abbiamo questa t-shirt che non pretende nulla, così tranquilla, bordeaux, che ha questa specie di finto sangallo, quindi sì, ha dei ricamini ma nulla di troppo. Forse un pochino croppata, sapete che non mi ricordo, forse un pochino corta, ma sinceramente non lo so, non mi ricordo. E questa appunto è la proposta numero 1. Che dite? Potrebbe andare bene secondo me, anche perché, cioè, ripeto, non ho alternative. L'altra che ho trovato, che secondo me comunque è abbastanza basic, è questa magliettina di questo grigio melange, come si chiama, non lo so, comunque questo grigio scuro un po' brizzolata. È una maglietta brizzolata, però sì, cioè semplice, nulla di che, è un pochino larga, un pochino oversize, ma non troppo, raga, cioè è semplicemente fatta così, però secondo me potrebbe andare bene. Non so quale delle due sceglierò alla fine, raga, non ne ho idea sinceramente. Mi sa che prima metterò il pezzo sotto e vedrò quale delle due ci sta meglio, quale delle due mi dà più vibes basic, più vibes da ragazza normale, quindi per ora non ve lo so dire, vedremo. E per la parte sotto appunto ho solo un capo, perché raga, cioè ho solo questo che può andar bene, non ho alternative. Veramente il mio armadio è tutto tranne che basic e normi. Ovvero, raga, questi jeans. E io sto male all'idea che dovrò indossare dei jeans, perché per me sono una tortura. Cioè, veramente io non so le persone come facciano ad andare in giro con i jeans. Spiegatemelo come fate. Datemi questo vostro superpotere, perché io non ce la faccio. Io sbrocco. Mi danno un fastidio allucinante. Io ho soltanto leggings. Io ho un cassetto che è solo di leggings. Cioè, ci saranno dentro una cosa come 50 leggings, non sto scherzando, di cui 20 solo tutti neri normali, cioè per dire, ecco. Quindi oggi andrò a mettere questi fantastici jeans belli skinny di questo celestino così, che stavano tipo in fondo al mio armadio, tra un po' facevano la muffa perché veramente non indosso un paio di jeans dal 15-18, e oggi andremo a fare questa cosa. Sono molto contenta di indossare dei jeans, vabbè. Quindi per l'outfit, jeans sicuramente questi e una di queste due t-shirt, vedremo poi quale avrò scelto. E via! Passiamo ora agli accessori. Ho pensato di indossare questa come collana, che è proprio, vedete, super semplice, con la catenina oro, il suo cuoricino in pietra di luna, insomma veramente molto molto semplice, molto tranquilla. Secondo me questa va veramente benissimo. Raga, ovviamente io non posso tenere questi capelli, cioè questi capelli non sono normi, non sono basic, ma dovrò mettere qualcosa che simuli dei capelli normali. E infatti, raga, ho qui questa parrucca che è castana. Sì, raga, è proprio una parrucca con dei capelli lunghi castani, la frangetta, quindi molto semplice, molto basic, e io andrò a indossarla. Sì. Mm-hmm. Mi vedrete con dei capelli castani, sto male, veramente sto male. Questo video passerà alla storia. E quindi, raga, penso che abbiamo tutto, perché abbiamo l'outfit, abbiamo gli accessori, abbiamo la parrucca. Non rimane altro che indossare tutto e farvi vedere il risultato finale. Aiuto! Io, raga, non so se siete pronti a vedere, cioè secondo me no, e nemmeno io sono pronta a farmi vedere, però è giunto il momento, quindi 3, 2, 1... Bene, eccoci, ok, questo è il risultato finale, raga, io sto male, veramente sto male. Io vi giuro che la prossima volta che qualcuno mi dice "Oddio, ma perché non stai con il tuo colore naturale?", io gli mando una foto di me così, gli mando una foto di me così e gli dico vediamo se ancora pensi che dovrei stare col mio colore naturale. Cioè, raga, dire oscena è dir poco, ma tutto è tutto, cioè quanto mi sta male l'outfit, cioè veramente non sono io, signore, cioè sono veramente una
un'altra persona e quasi mi inquieto guardarmi così, cioè vedermi con questo aspetto. Siamo tutti d'accordo che assolutamente non dovrò mai essere una normie? Mm? Concordiamo su questo fatto, per favore? Credo proprio di sì. Bene, raga, io non vedo l'ora di concludere questo video perché veramente sto male a star così, cioè no, no, basta. Quindi scegliamo un bell'hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti e l'hashtag della fine potrebbe essere... Ce l'ho, raga, facciamo hashtag mai. Perché mai deve capitare che io abbia un aspetto del genere nella mia vita, ok? Nemmeno a 80 anni. Quindi sì, per favore sì, facciamo hashtag mai, scrivetelo qui sotto nei commenti. Ovviamente, raga, io non vedo l'ora di morire dal ridere a leggere i vostri commenti, perché già io mi sto immaginando le vostre facce mentre mi vedete che sono conciata così tipo, oh mio Dio, ma quella è strega. Quindi scatenatevi nei commenti, cioè veramente, ditemi il vostro parere, cosa ne pensate di questa transformation? Ho tutta la parrucca negli occhi, sto sclerando. E fine, fine, concludiamo questo video, vi prego. Io, raga, a questo punto vi ricordo che in descrizione vi lascio il link per potermi seguire su Instagram, dove potete vedere un sacco di belle foto molto strane, molto extra, ecco, nulla di basic, venite, seguitemi. Vi lascio anche il link per potermi seguire su TikTok, ma non sto capendo, il link per seguirmi su Twitch. Signori, ho iniziato con le live su Twitch, quindi venite che ci divertiamo un sacco. Io, raga, vi ringrazio tantissimo per essere rimasti con me in questo video atroce e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!